Sono il notaio Domenico Damascelli, autore, insieme al collega e amico Federico Tassinari, di Agila Ius, edito da OA Sistemi Wolters Kluwer. Il primo formulario professionale commentato, esclusivamente elettronico, personalizzabile e aggiornato online. In questi giorni abbiamo rilasciato il 39esimo modulo di aggiornamento, che inserisce nell'opera ben 12 nuovi modelli, redatti in applicazione dell'articolo 106 del decreto legge numero 18 del 2020, il cosiddetto decreto Cura Italia. Con tale decreto, allo scopo di conciliare da un lato i doveri di prevenzione imposti dall'emergenza Covid-19 e dall'altro i doveri di convocazione delle assemblee di società di capitali e cooperative, il legislatore ha introdotto significative deroghe al regime di svolgimento di tali riunioni collegiali, quale previsto dal Codice Civile. Ai sensi del comma 7, la disposizione si applica alle assemblee convocate tra il giorno di entrata in vigore del provvedimento, il 17 marzo 2020, e il 31 luglio 2020, ovvero entro la data se successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'epidemia. In estrema sintesi, le novità applicabili a tutti i tipi sociali sopra richiamati, contenute nel comma 2 del citato articolo 106, riguardano innanzitutto la possibilità che, a prescindere da quanto disponga sul punto lo statuto sociale, l'intervento in assemblea avvenga anche esclusivamente mediante mezzi di comunicazione, a condizione naturalmente che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Inoltre, la possibilità che, anche in questo caso a prescindere da quanto disponga sul punto lo statuto sociale e in aggiunta o in alternativa all'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza. Infine, la possibilità che il Presidente dell'Assemblea e il notaio si trovino in e partecipino all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione da due luoghi distinti, rimanendo affidata alla discrezionalità del notaio la decisione di redigere il relativo verbale in maniera contestuale o differita. Ciascuna delle novità appena elencate pone numerosi problemi. Limitandoci ai più significativi, va in primo luogo evidenziato che in applicazione della novella le assemblee societarie possono risultare totalmente dematerializzate, nel senso che, ove l'avviso di convocazione disponga la loro celebrazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, non è necessario indicare, nel medesimo avviso, un luogo fisico di svolgimento della riunione, come del resto appare suggerito dall'inciso che si trova infine alla disposizione in esame, che a mio avviso deve essere corretto, onde dotarlo di senso, da ove previsti in ove previsto. Secondariamente, e come già accennato, l'avviso di convocazione può consentire che il Presidente dell'Assemblea e il notaio si trovino in due luoghi diversi. Ciò comporta, ai fini della legge notarile, che il verbale assembleare costituisce un atto senza parti. Ne segue che non sarà necessaria l'acquisizione della certezza dell'identità personale, richiesta dall'articolo 51,2 numero 4 della legge numero 89 del 1913, soltanto per gli atti comparti in senso tecnico. Ciò non toglie tuttavia che il notaio dovrà procedere con la diligenza professionale, ex articolo 1176,2 del Codice Civile, all'identificazione del Presidente dell'Assemblea, ad esempio facendosi consegnare in anticipo una copia del documento d'identità e procurandosi, all'inizio del collegamento, anche tramite smartphone, un'immagine facciale a scopo di riscontro e verifica. Il fatto che le nuove modalità di svolgimento dell'assemblea debbano essere previste nell'avviso di convocazione non impedisce naturalmente che ad esse possa farsi ricorso anche in caso di assemblea non convocata ma totalitaria. In proposito si deve solo avvertire che in sede di apertura della adunanza virtuale dovrà non soltanto constatarsi la presenza dei presupposti per aversi nel caso di specie assemblea totalitaria secondo la normativa applicabile al tipo sociale in considerazione, ma occorrerà anche ottenere l'espressa accettazione di tutti i presenti allo svolgimento della riunione in modalità telematica. Il comma 3 dell'articolo 106 detta poi una norma speciale in materia di società a responsabilità limitata.
Precisamente, esso consente che siano assunte nei modi previsti dall'articolo 2479,3 del Codice Civile, e cioè mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, le decisioni dei soci che, ai sensi del successivo comma 4, dovrebbero essere prese in forma assembleare e dunque ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile. Non è chiaro se la norma in questione presupponga comunque la celebrazione di un'assemblea, ovvero ne prescinda del tutto. Nonostante verso la prima soluzione spingano la rubrica dell'articolo, che fa riferimento allo svolgimento delle assemblee di società, e la formulazione letterale dello stesso comma 3, nella parte in cui consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ragioni di ordine logico fanno preferire la seconda soluzione. Precisamente, poiché l'espressione del voto vincolante prima dell'adunanza assembleare è già garantita dal precedente comma 2, tramite la disposizione che obbliga i soci al voto per corrispondenza ove ciò sia disposto nell'avviso di convocazione, se la fattispecie contemplata dal comma 3 non fosse svincolata dallo svolgimento di una riunione assembleare, si dovrebbe concludere che i due commi in questione replicano il medesimo precetto, conclusione che naturalmente va scartata in quanto si risolverebbe in una interpretatio abrogans del comma 3. La conclusione appena raggiunta, secondo cui ove si faccia ricorso all'articolo 106,3 del decreto legge numero 18 del 2020 non sia affatto un'assemblea, non può tuttavia pregiudicare le disposizioni codicistiche che pretendono la verbalizzazione in forma pubblica di talune decisioni dei soci, si veda l'articolo 2480 del Codice Civile. La salvaguardia di tali disposizioni appare agevolmente perseguibile mediante il necessario ricevimento da parte del notaio di un verbale di deposito da parte del legale rappresentante della società, dei documenti analogici firmati dai soci in via autografa o delle copie autentiche su supporto analogico dei documenti dei medesimi firmati digitalmente, attestanti l'approvazione della decisione, o in alternativa di un atto pubblico che raccolga la dichiarazione del legale rappresentante della società attestante il raggiungimento, mediante uno dei due procedimenti previsti dall'articolo 2479,3 del Codice Civile, della maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione. La prima modalità è senz'altro ammissibile, in quanto assicurando la conservazione del supporto materiale in cui è consacrato il consenso espresso dai soci, supplisce in qualche modo alla mancanza del formalismo procedimentale dell'assemblea e del relativo voto finale. Ma anche la seconda deve ritenersi percorribile, ove si consideri da un lato che pure nella verbalizzazione assembleare l'accertamento del raggiungimento del quorum deliberativo non è compito del notaio, ma del presidente dell'assemblea, che al primo lo comunica, e dall'altro che l'articolo 2478,1 numero 2 del Codice Civile impone non già l'allegazione all'atto pubblico, ma la conservazione da parte della società della documentazione relativa alle decisioni che devono essere trascritte nel libro soci, tra cui devono annoverarsi le deleghe di cui l'articolo 2479 bis, comma 2 del Codice Civile e ora i documenti comprovanti l'assunzione della decisione secondo uno dei due metodi in esame. L'articolo 106 è infine completato da due disposizioni che consentono alle società quotate, il cui statuto non lo preveda, nonché alle banche popolari di credito cooperativo, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici, di designare il rappresentante di cui l'articolo 135 undecies del testo unico della finanza e di prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale rappresentante. L'importanza delle novità fin qui sintetizzate ha spinto la casa editrice a mettere a disposizione dei notai il modello di verbale di assemblea di SRL in remoto già pubblicato su Agila Ius, che potrete scaricare gratuitamente dal link che si trova nella medesima pagina dove è presente questo video. Vista la delicatezza delle questioni coinvolte, vi esorto a segnalarmi a mezzo mail eventuali dubbi o emendamenti suscitati dalla sua lettura. Grazie per la pazienza di avermi seguito fin qui.